Patatini e patatine, bentornate sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video mix perché ho voluto registrare anche questo video per farvi vedere i regalini che mi ha inviato una patata e parlarvi un po' e niente, io inizio, vado, voi ascoltatevi, sedetevi tranquille, mettetevi comode, bevete una cioccolata, un chai tea latte, non so, qualsiasi cosa. Io inizio subitissimo. Ho ricevuto questo pacchettino da una ragazza di nome Nadia. Io mi ricordo che mi aveva chiesto l'indirizzo tempo fa, però siete in tantissimo a chiedermi l'indirizzo per inviarmi magari regalini. Io lo do tranquillamente perché comunque sia non voglio che spendiate soldi per me, non voglio che magari investite tempo e soldi per me, perché comunque già che mi lasciate un commentino, che mi state così vicina, per me conta tantissimo. E quando mi dite ti voglio regalare qualcosa, ti voglio mandare un pacchettino, io non lo so, mi si stringe sempre il cuore e dico ma non spendere soldini per me, perché alla fine teneteveli per voi, regalatevi qualcosa che vi piace, pensatevi intensamente piuttosto. Però veramente quando vedo che comunque spendete un sacco di soldi anche solo per la spedizione, anche se fate qualcosa fatto a mano da voi e poi me lo spedite, già solo che penso che avete speso i soldi per me per inviarmelo, veramente mi si stringe il cuore, dico ma no, non posso dirvi di no, perché comunque se oramai avete deciso, mi volete mandare i regalini, io comunque non nego che un pensiero da parte vostra, mi ricordo di voi, mi piace questa cosa, nel senso che poi io tengo le letterine tutte da parte, un giorno avrò in mente di fare, quando sistemeremo spero la cameretta, andremo in un'altra casa migliore, insomma, di fare una bacheca con tutte le vostre letterine, le vostre foto, i vostri ritratti, è una cosa che vorrò fare. E niente, questa ragazza di nome Nadia, che tra l'altro ha un canale, la furbettina, te lo dico qua in diretta mondiale live, dovevi lasciarmi il tuo canale, non so perché veramente questa Nadia mi fa, non voglio che pensi che voglia una sorta di pubblicità, voglio solo dirti che anche io ho un canale. Bene, dovevi dirmi qual è il tuo canale. Io adesso tra mille messaggi che ho su Facebook, quell'altro privato che tra l'altro ragazze chiuderò a breve, vi invito a mettere mi piace alla mia pagina Facebook, vi metto quella nuova, vi metto il link nell'info box, mi raccomando, perché poi l'altra pagina sarà inattiva. Non trovo più il tuo messaggio, comunque adesso me lo metti giù nei commenti, mi fai un bello spam, e se qualcuno ti mette come spam io ti levo dallo spam, perché io le levo tutte le cose, non cancello neanche i commenti, mi fai pubblicità, io li lascio, perché alla fine ragazze va bene, dà fastidio magari leggere, tipo io sotto il mio Instagram una volta ho detto va bene ragazze che mi seguite, però mettermi ogni volta sotto ogni foto mi segui mi dà un po' fastidio. Quello ok, perché sotto le foto di Instagram è diverso, Instagram è già più una cosa mia personale dove mi seguono chi veramente mi vuole seguire, e vedere ogni commento mi segui, ti faccio fai pubblicità, tutte queste cose qua è un po' noioso. Però sotto YouTube io ho sempre lasciato, anche Facebook ho sempre lasciato lo spam, perché comunque credo sia un modo per farsi conoscere. Almeno su YouTube io lascio i commenti del genere, perché alla fine che male c'è, nel senso se uno vede mi fa pubblicità e non lo vuole leggere passa oltre, se invece magari può essere interessato al canale di questa ragazza o questo ragazzo, perché no, ci fa una cliccatina e vede direttamente il canale. Magari Instagram dà più fastidio perché uno deve anche cercarselo il canale, capito? Mentre qua su YouTube si clicca direttamente sul nome e si va direttamente sul canale. Quindi veramente su sta cosa io proprio con me non vi dovete far problemi, se volete nel senso spammate pure, non c'è problema, ovviamente non scrivetemi solo commenti spam, però mi piacerebbe leggere qualcosa inerente a questo video, però comunque ragazze sappiate che a me non dà fastidio. Questa ragazza, ritorniamo a Nadia, Nadia mi ha inviato un sacco di cose, vi faccio vedere per prima quella che ho mangiato, siccome lei abita a Lugano e io veramente ti volevo chiedere se tipo ti ricarico la PostePay, qualsiasi cosa, me ne mandi tipo 10 tonnellate di queste, perché io sto diventando matta. Allora, questi si chiamano Reese's e sono praticamente delle tortine di cioccolato con all'interno il burro d'arachidi. Io ne ho lasciata una veramente a malincuore per farvela vedere, ma mo me la bagno. Quello che vi ho fatto vedere anche nell'altro video era la terra barra illuminante, insomma, della MAC, edizione Kelly Osbourne, quella limitata, è stra bellissima. Quando l'ho vista sono saltata di gioia perché io questa edizione me l'ero lasciata scappare, non avendo i soldi ai tempi, non avevo comprato niente, mi piaceva un sacco, tutta la linea mi piaceva, quindi ricevere qualcosa poi di MAC, davvero, grazie di cuore, io non so. Poi mi ha mandato le Red Cherry che volevo provare, tra l'altro un sito con cui collaboro, nello scegliere le cose da questo sito
ho voluto scegliere, mi pare, 5 paia di Red Cherry, perché Giulia ce li ha, Otta ce li ha, ne hanno sempre parlato bene, e quindi ho detto, vabbè, le scelgo anche io. Poi, vedendole nel pacchettino, ci sono rimasta malissimo, infatti non vedo l'ora di provarle anche queste, poi sono proprio lo stile Gloria, perché sono strafolte, lunghe. Poi mi ha mandato questa coppia di orecchini, sono 4 orecchini, quindi 2 coppie di orecchini. Uno ce l'ho di là in camera perché l'ho utilizzato ieri, e li avevo tolti e li avevo lasciati di là in camera. Sono delle palline argento più piccole, e quelle qua di là sono leggermente più grandi. Io ho messo poi tutto qua dentro per non perdere la roba, e davvero, cioè, Natale proprio, mi ha fatto un grandissimo pensiero per Natale. Cioè, tanti tanti regali per Natale, grazie di cuore davvero. Allora, mi ha mandato questo che è un bagno doccia della Yves Rocher, che io ho già provato, grazie a Francesca Favaretto, a cui mando un bacione. Grazie ancora per i regali che mi hai fatto di Yves Rocher, quelli prima, insomma, della Just. E questo qua è un bagno doccia, non vedo l'ora di provarlo perché è al cocco. E questa Nadia, come, cioè, io ho aperto il pacco e ho detto, questa Nadia mi conosce strabene, perché hai azzeccato tutto, tutto, tutto. Cioè, davvero, c'è questo sempre di Yves Rocher della linea Noce di Cocco, l'eau de toilette, non vedo l'ora di provare anche questo. Questa è di Victoria's Secret, che è della linea che avevo acquistato quest'estate quando ero andata a Roma, e infatti trovarla in Mini Italia mi ha fatto strafelice, perché così almeno posso utilizzare quell'altro, perché avevo paura di finirla. E questa la tengo come sample piccolino, senza che la utilizzo, perché mi piace un botto. Poi i sample, io le cose piccoline le adoro, quindi, cioè, anche qui stra azzeccato, io non ho parole. Questo io lo bramavo tantissimo, il Lush Princess di Essence, quello con praticamente questi profilini in silicone con il corsetto disegnato, cuoricini, eccetera eccetera, e la eyeliner pen che volevo provare, quindi è inutile che dico anche questo strazzeccato. Anche qui ci sono rimasta malissimo, perché sempre quando ero andata a Roma avevo acquistato della The Body Shop il burro cacao, quello piccolino, praticamente identico a questo. Questo qua invece è il burro corpo, sempre al cocco. Una face mask ai mirtilli, io i mirtilli li adoro, li mangio praticamente sempre. E ultime tre cose make-uppose sono queste due di Kiko, e questa qui della Essence, l'Effect Eye Pencil Long Lasting, questa qui nella colorazione viola. E poi queste due di Kiko, che sono una Long Lasting Stick Eyeshadow, questa è nella colorazione 07, poi un Double Touch Lipstick, che è appunto un duo, cioè una tinta e lip gloss dall'altra parte. C'è questo color bordeaux proprio azzeccato anche questo, e questa parte che è il top coat, praticamente il lucido fissante. E poi la cioccolata! Queste tavolette di cioccolata svizzera. Ringrazio Nadia, davvero Nadia, la tua lettera mi ha fatto straemozionare. L'ho scritto anche su Instagram, c'era mia mamma, e mentre la leggeva ad alta voce tipo mi tremava la voce, e poi sono scoppiata a piangere, perché non lo so, ti sei talmente tanto aperta con me quando leggo le vostre lettere, i vostri messaggi anche solo su Facebook eccetera eccetera, o in giro, io mi emoziono tantissimo, sono veramente una dalla lacrima facile. Può sembrare una cosa troppo smielata tutto quanto, ma io sono davvero fatta così, a volte mi vergogno, infatti cerco tipo di sbattere le palpebre velocemente per far asciugare le lacrime, perché davvero quando mi vedono piangere mi vergogno un sacco, quindi cerco sempre di cercare di sistemarmi un attimo. Niente, adesso volevo parlarvi del fatto, come vi ho menzionato prima, della pagina Facebook. Allora, siccome fare comunque le domande su YouTube, perché c'è gente che magari non è iscritta agli altri social, sotto questo video vi invito a scrivermi già le domande al quale volete una risposta, quindi farò una specie di classici ask tu, chiedete quello che volete, domande imbarazzanti e non, cioè veramente non vi preoccupate, io sceglierò le più carine tra qua su YouTube, a quelle su Instagram e quelle su Facebook, quindi metterò un post sugli altri due social dove potete domandarmi quello che volete. Già da questo video potete domandarmi quello che volete, e appena posso, insomma, scelgo le più carine e faccio il video dove rispondo. Preferisco rispondere a voce, perché anche se comunque un video ha bisogno di essere editato e tutto quanto, il fatto di mettermi davanti al computer e rispondere ai commenti ultimamente mi viene, come potete vedere, ultimamente mi viene davvero difficile rispondere. Infatti una cosa che ho sempre odiato io è quando le youtuber non rispondono ai messaggi, e io sto odiando me perché non sto riuscendo a rispondere a voi, ma davvero credetemi, sto lavorando tutti i giorni sto mese di dicembre, ma da un po' di mesi a questa parte sto avendo, a parte mio padre, tutto quanto, serie di cose che non mi permettono di starvi dietro, di starvi dietro come vorrei, ecco, perché davvero cioè aumentiamo sempre di più, quindi ho messaggi ovunque sparsi e mi è sempre più difficile rispondervi, quindi preferisco magari fare un ask to Gloria dove vi rispondo a voce, e almeno chi magari ha fatto la stessa domanda, si chiede la stessa domanda timidamente, non la vuole fare, avrà una risposta tramite me, tramite questo video apposito. So che avreste voluto vedere tantissimo un bel trucco natalizio, una serie di outfit, un lookbook, tantissime altre cose.
purtroppo davvero, come vi ho detto prima, non sto avendo niente, proprio zero tempo per fare queste cose e mi spiace un sacco perché, come sapete, mi diverto un botto a fare i video lookbook tutti montati alla gloria, alla cazzo di cane, e mi piace un sacco, quindi sta cosa mi rode dentro. Ah, una piccola news, visto che siamo qua in tema ci ceriamo a non finire, ho fatto sterilizzare Freya è l'altra gattina, sapete io ho due gatti, che ho Hunter che è il gatto nudo, è il gatto, lo Sphinx, il Canadian Sphinx, quello pelato, e poi ho Freya che è la piccolina che ho oramai da un anno, che è una meticcia insomma, e l'abbiamo sterilizzata perché faceva pipì ovunque, sulla cucina, sui tappeti, sul divano, cioè veramente una cosa paurosa, e mi agolava tutto il tempo, non si poteva più sentire davvero, io volevo lanciarle dietro scarpe e cose, non ce la facevo più, ed erano già 4 mesi che era in calore, anche quella di mia mamma, così abbiamo deciso di portarle tutte e due a sterilizzare, però è davvero cambiata un sacco, nel senso che più si vede che è più tranquilla, non soffre più, prima davvero sembrava un'anima dispersa che andava in giro, adesso è molto più tranquilla, coccolona, dorme un sacco, sta sempre vicino a noi, e adesso è lì sul divano che se la dorme tipo ciambella. Eccomi qua, ho dovuto svuotare la card perché era piena e qui ho una Freibus, fatti vedere amore, guardatela, lei è Freya ed è quella che è stata sterilizzata, la mia patata, vedete com'è cresciuta, da tanto che non la vedete lei, cioè è diventata un porcello, guardate c'ha i punti sul pancino lei, è vero che c'è i punti sul pancino? È la mia patata lei, davvero. Questa gatta, cioè credo sia la gatta migliore che abbia mai avuto, nonostante mi faceva, adesso già un po' di giorni non mi fa cristare, però di solito, ma perché era in calore, mi faceva girare le balitos, perché faceva davvero un sacco di danni. Con Hunter, perché Hunter è un gatto molto molto coccolone anche lui, però passa la maggior parte del tempo nella sua cuccia perché deve stare al caldo, essendo senza pelo ha una temperatura, come avevo spiegato, corporea di 39-40 gradi, deve sempre stare al caldo e quindi non lo vediamo quasi mai, e quando esce solo perché ha fame, miagola perché c'ha fame, poi prende male la sabbietta, la spara in giro, ritorna a dormire. Ciò non toglie che adoriamo, mica che qualcuno dice ah come puoi dire una roba del genere, amiamo e adoriamo anche gli altri nostri animali ovviamente, però per dire, Freya è quella che assomiglia di più a un umano, è per quello che siamo così attaccati tanto tanto a lei, capito? E niente, adesso sta molto meglio e il resto sto aprendo il calendario dell'avvento di Benefit, infatti sono un po' indietro con i giorni, devo caricarvi le foto di quello che ho trovato, ho spacchettato anche la Cutie Cravings, quella che è la casettina, in pratica la palettina casettina sempre di Benefit, e niente, poi ci saranno delle novità a proposito di Benefit e un incontro che ci sarà a Milano più avanti, vi dirò tutto, farò un video apposito per poter farvi capire meglio e parlare solo di quello, ecco. Per il resto di news, Freya è scappata perché sicuramente è arrivato Andrea. E niente, dopo questo io ho detto tutto, adesso ci mangiamo la pizza. Ciao! Tora ha salutato Andrea. È arrivato anche un messaggio, bene. Va bene, io dopo questo vi ho detto tutto, vi ho raccontato le news, abbiamo cicerato e tutto quanto. E niente, io vi saluto. Ciao a tutte patatine e patatini e tanti tanti auguri. Muah!